È venuto il momento di sapere che tempo farà domani. Sigla! Benvenuti amici a Piove Governo Ladro, le previsioni della politica nostrana. Mi presento innanzitutto, sono il tenente colonnello Mario Motondoso in aumento, ma chiamatemi pure Motondoso in aumento con rafforzamento sul quadrante est. Faccio parte dell'aeronautica dal 1980 e il mio reggimento è Martiri di Edmondo Bernacca. Vediamo subito come si evolve la situazione politica italiana. Partiamo dalla Lega. Salvini conta ormai così poco che ieri al figlio che chiedeva di fare un altro giro con la moto d'acqua della polizia gli è stato detto: la vedi quella barca là? È la Sea-Watch. Se vuoi fatti un giro su quella là. E come se non bastasse, anche il Papa ha deriso pubblicamente Salvini e gli ha detto: da adesso chiamatemi Papete Francesco. Allora, per chiudere sulla Lega, faccio una mia considerazione personale, anche umana, come colonnello dell'aeronautica, ma soprattutto come uomo, sono preoccupato per Salvini. Non vorrei che in seguito a queste continue delusioni e derisioni Salvini si buttasse sul cibo. Quindi, per i prossimi giorni, sulla Lega, previsti forti piovaschi, intervallati da grandinate che lasceranno spazio nelle ore più calde a trombe d'aria e maremoti. Volevo precisare che i venti gelidi che sferzeranno il centro-destra proveranno a nord da Salò e a est da Predappio. Bene, cambiamo argomento e passiamo al neo-insediato governo Conte bis, detto anche governo giallorosso, detto anche poltrone e qua qua qua. A proposito della compagine grillina, cominciano ad affiorare i primi problemi. Conte ieri ha dovuto imbavagliare Di Maio all'ultimo perché Di Maio stava per dire che era tutta colpa del governo precedente. Quindi possiamo dire che sul Movimento 5 Stelle le nubi stanno lasciando il posto ad un timido ma timidissimo Solicello. E passiamo all'altra compagine di governo, il PD. Diciamo che a parte Calenda, che va in giro per le feste dell'unità a mettere il lassativo negli impasti delle piadine, va tutto a gonfie vele, tanto che Renzi e Zingaretti sono stati paparazzati dentro la discoteca Walter Veltroni di Capalbio mentre si facevano una canna con DJ Orlando che faceva suonare a tutto volume Bandiera giallorossa, la trionferà. Vediamo, allora, quindi possiamo dire, concludendo sul PD, che sul PD nemmeno una nuvola, sul PD nemmeno una nuvola, sul PD... Scusate, è la mia canzone preferita, mi sono lasciato andare. E chiudiamo con le previsioni per domani. Le isobare provenienti da Montecitorio rafforzano la coalizione governativa, mentre i venti sempre più insistenti dalla Russia minacciano la Lega e tutte le opposizioni. Si può dire che ormai l'Italia è divisa in tre, quelli di Rousseau, i grillini, quelli dei russi, la Lega, e quelli che russano, il PD. Buona serata da Mario Motondoso in aumento, ma chiamatemi pure Motondoso in aumento, con rafforzamento sul quadrante est. Buona serata a tutti con le previsioni di Piove Governo Ladro.